Ben ritrovati amici ancora una volta dai Birdy Marti. Oggi andiamo a espandere il concetto già espresso nei video precedenti, ovvero il fatto che sta cambiando tutto, insomma le generazioni, parliamoci chiaro, non sanno più cos'è un arranger. E basta pensare che io faccio lezione a tanti ragazzi e loro assolutamente non sanno nemmeno cosa sia. E la cosa magari ancora più, secondo me, importante da sottolineare è che non gli interessa proprio quel tipo e quel modo di suonare. Certamente che i ragazzi oggi tendono a avere tutto un po' pronto, no? Quindi usano i loop, usano le cose, per carità, poi quello sta a noi insegnanti magari andare, no, ad aprire la mente verso la conoscenza della musica in sé per sé, però è per dire che ovviamente stiamo andando avanti, quindi anche noi insegnanti dobbiamo, e musicisti, insomma, aprirci a un nuovo mondo. Quindi io, come detto in precedenza nei video, non penso più che il futuro sia appunto la tastiera tradizionale, la tastiera che abbiamo comprato fino adesso, speso magari svelate 1000 euro per avere delle cose pronte, anche belle, per carità, perché assolutamente non metto in dubbio questo, ma sicuramente l'idea di avere tastiere di tutte le lunghezze, di tutti i pesi, con superfici di controllo adatte alle esigenze di ognuno, chi vuole i pad, chi vuole magari i fader, i potenziometri, chi vuole il display, chi vuole magari unirne due, chi vuole suonare magari con i suoni dell'iPad, chi vuole suonare con Xmure, chi vuole magari un Merish 5 attaccato via MIDI, chi vuole un Mac o un PC attaccato con tutti, magari con Allion, con, vi faccio un esempio, con Simple Tanks. Insomma, diciamo che sta cambiando tutto in maniera molto veloce e bisogna sicuramente prendere, come si dice, salpare sulla nave, perché penso effettivamente che le cose da qui poi a altri 10 anni cambieranno talmente tanto che bisognerà adattarsi a questo nuovo modo di pensare e di vedere le cose. Sicuramente c'è qualcosa di positivo, assolutamente, perché noi possiamo scegliere i suoni, comprare dei pacchetti, farci delle performance, avere delle tastiere magari pesate, impensabili sugli arranger. Faccio un esempio, questa è un 88 tasti pesata con la tastiera in legno che è bellissima, pianoforte. Non avrei mai pensato di avere una tastiera così su un arranger, eppure con questa idea che ho io oggi vado a avere sia una bellissima tastiera con aftertouch, tutta interamente programmabile, i suoni che voglio, i pesi che voglio, perché io posso portarmi la 88 tasti, ma in una situazione più semplice prendo l'Arturia e vado a suonare con una tastiera 61 tasti che pesa 4 kg. L'aggancio all'iPad, che ha comunque tantissimi suoni, tantissimi e molto molto belli. Questa è la cosa, sono rimasto impressionato dalla qualità dei suoni e dall'usabilità, perché ricordiamo che la cosa che mancava a questo tipo di setup e che io ho trovato con i prodotti dell'Apple è l'immediatezza. Agganci e suoni, non devi regolare niente, non devi fare niente, prendi e suoni. E questa è una cosa veramente importante. Oggi vi faccio ascoltare un pianoforte della Korg, appunto, della Korg, è il Korg Module, che appunto non ha solo pianoforti, ma tutti i suoni divisi in categorie, si possono acquistare pacchetti, suoni di pianoforte ancora più belli, insomma synth, tanta roba su un iPad. Ricordiamo che il mio iPad adesso sta alimentando la Studio Logic, alimenta la mia scheda audio e che va nel mixer in flat, quindi parliamo di non sto equalizzando nulla a livello di musica, proprio per farvi sentire la cosa più naturale possibile. Allora, una cosa che mi ha fatto veramente riflettere è che innanzitutto ho raggiunto su un PC barra Mac polifonie di 5-600 note. Su un iPad raggiungo tranquillamente, iPad Pro, raggiungo tranquillamente polifonie di 150, 160, anche 200 note senza problemi. Vi faccio ascoltare un attimo effettivamente alcune note di polifonia, perché in questo caso io ho un piano e qui ho polifonia totale. La cosa impressionante, a parte
la lunghezza dei campioni su un pianoforte di base, nel senso che questo sta nella core, che tu compri il pacchettino e c'hai questo piano che è un piano basico di questo expander, poi se vuoi dei piani più belli li vai a comprare, ma già questo suona molto bene. E la latenza, che non esiste, non c'è latenza, cioè io se chiudo gli occhi mi immagino di suonare su una macchina dedicata a quello, vi faccio sentire. La latenza è, si calcola, no? Tra quanto quando io suono un tasto e quando la nota poi risponde. Vedete che è istantaneo anche qui? Si sente questa cosa sui sedicesimi, quindi note veloci, vi faccio sentire. Fantastico, una risposta, se chiudo gli occhi, è un pianoforte, quindi non ho niente attaccato. Io, ripeto, ho una Studio Logic che non è nemmeno alimentata, non ho il suo alimentatore, ma è alimentata tramite iPad, quindi non è che ho grosse cose. Vi faccio ascoltare invece la dinamica, che è un'altra cosa importantissima. Che dire, un pianoforte che veramente si sposa a una performance tranquillamente dal vivo, senza problemi. Vi faccio ascoltare due piccoli brani, ma veloci, spezzoni, per farvi sentire come il pianoforte si amalgama con la voce. Avevi ragione tu, mia cara. La vita non dura mai una sera, il tempo di una follia è breve e poi fugge via, e poi cosa rimane dentro noi? Questa celeste nostalgia, questo saperti da sempre ancor mia, ancor mia, ancor mia. Da tutte e tutti per non farmi più trovare. E adesso che torniamo ognuno al proprio posto, liberi finalmente non saper che fare. Non ti lasciai un motivo né una colpa. Ti ha fatto male per non farlo alla tua vita. Tu eri in piedi contro il cielo ed io così, dolente mi levai, imputato alzatevi. Chi ci sarà dopo di te, respira il tuo odore, pensando che sia il mio, io e te, che facemmo invidia al mondo, avremmo vinto mai. Contro un miliardo di persone e una storia va a puttane, sapessi andarci io.